Salve ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata, alla quarta puntata di Icecraft. Sono sempre io, Mr. Tonic, e siamo sempre su Modpack Watchpack. Questa mattina vedremo praticamente come estrarre la gomma dagli alberi, visto che altri macchinari non li possiamo fare. Stavo cercando per l'appunto di fare la batteria, però ci mancano dei materiali. E niente, non riuscivo a uscire, ecco. Facciamo questo attrezzo, diciamo, per estrarre la gomma. Semplicissimo. Allora, si fa una forma, diciamo, di rubinetto. E voilà. E abbiamo questo tape che praticamente serve per estrarre la gomma. Come estrarre la gomma? Mettiamo nel nostro inventario, selezioniamo e andiamo sotto l'albero. Un consiglio che vi do adesso un attimo. Per estrarre la gomma, questi qua sono i pezzetti di gomma che usciranno mano a mano sul tronco dell'albero. Lì abbiamo piantato delle canne. Clicchiamo col tasto destro. Voilà! E abbiamo preso la gomma. Guarda come ci ha dato diciamo, un po' di resina, come dice qua, sticky resin. Resina appiccicosa dovrebbe essere. Che poi verrà estratta e verrà trasformata in gomma. Niente, una cosa che vi consiglio per avere più gomma possibile da un albero è di togliere tutte le foglie intorno, così, ma non toccare, diciamo, le foglie che sono in cima, perché se vengono rotte le foglie che sono in cima, diciamo, non produce più gomma, almeno a quanto ho sentito da alcune amicizie. Ecco, nel frattempo c'è anche un alberello e qua c'è anche dell'altra gomma. Gli alberi della gomma sembrano che ce ne siano tanti, però effettivamente non ce n'è mai abbastanza, quindi consiglio di piantare quanti più possibili. Eccolo qua. E poi se cadranno altri alberi sarebbe meglio, però sono andato al volo così. Voilà, ho trovato anche un altro albero, perfetto. Vedete? Su in cima lì c'è rimasto, diciamo, non questo può cadere da solo, ma quelli sul tronco devono rimanere. 1, 2, 3, 4. 5, ok, perfetto. Torce non ce ne mettiamo per il momento. Direi di andare in miniera. Facciamo invece noi delle torce che ce ne serviranno parecchie. Perfetto. E possiamo scendere giù in miniera, anche se abbiamo una spada semifinita. Chiudiamo qua la porta. Non sciogliete i materiali, mi raccomando. Molto comodo comunque questa mod, diciamo, che ci fa segnare dei punti sulla mappa, così almeno evitiamo di perderci e soprattutto anche di perdere del tempo. Sì, ovviamente uno può campare la strada, però forse serve soprattutto all'inizio, se è un casino, o comunque per orientarci. Ho visto maiale, anche i maiali fanno qua, perfetto. Potremmo fare poi un piccolo allevamento. Ah, mia, la giù di lì, l'ho visto. Ok, mi sono fatto male, fa bene. Si suoni del cazzo, mi ha fatto cagare addosso. Perfetto, dovevamo scendere giù di qui. Anche qua c'è un altro pezzo di miniera. Bello. Mettiamoci un po'. Qua si può anche esplorare dopo. Ricordiamocelo. Intanto scendiamo giù. Qua tanto la lascia non ci serve. Facciamo così. Adesso poi vi farò vedere che quando finisce questo piccone, in automatico, senza che voi prendete questo qua, si selezionerà. Bastardo! Vieni qua, mi avete spacco le ossa. Dov'è l'altro stronzo qua? Non c'è più niente. Il carbone per il momento lo lasciamo lì in giro. Vieni qua, vieni qua.
Adesso passo di qua e faccio il culo. Sono la torcia, bene. Però le torce perché sono finito. C'è un mob qua sotto. Quanti cazzo di mob ci sono qua? Perché si spostano poi soprattutto? Voi dovete stare qua. Piazzare le torce qua. C'è anche un Enderman là sotto. Allora, ferro ce ne servirà, quantità industriali, scendiamo giù per ormai. Anche il ragno ci mancava. Ho finito anche la torcia. Ok, abbiamo finito la spada, questa è una bella prospettiva. Oh, tin! Ecco, questo qua è un materiale che servirà veramente tanto, ma proprio tanto, tanto, tanto. In tutte le costruzioni c'è sempre del tin. Allora, visto che qua non abbiamo... non abbiamo la spada... siamo un po' nella merda. Abbiamo tanti materiali ma non abbiamo spada. Io già l'avevo immaginato. Dove sono? Li sento molto vicini, quello è il problema. Wow, uranio, uranio. Questo è anche abbastanza prezioso, servirà per la centrale nucleare. Bene. Inizio pure di pulire, comincerò a pulire un pochettino qua in giro. E poi dopo, quando torniamo a scaricare a casa, non vorrei che ci sia uno spawner qua vicino, perché ce ne sono abbastanza. Più che altro che non vorrei rimanerci qua sotto per quello, perché comunque ci sono abbastanza materiali. Carbone lì adesso non lo prendiamo. C'era del ferro qua vicino. Qua c'è del rame. Ma non credo che sia rame. Copper mi risulta che sia il rame in inglese. Comunque, uranio si farà. Si può raccogliere quel piccone di ferro, l'uranio, eh? Beh, devo dire che come inizio comunque abbiamo. Ci sono abbastanza materiali. Alla fine qua sono stato nell'altro video, diciamo che caricando un video su YouTube nel frattempo ne registro un altro, non sembra laggare, quindi diciamo se ne sto caricando un altro adesso nel frattempo che faccio questo video. Ferro che adesso ce ne servirà abbastanza. La mortadella la chiamo, che sembra un cubo di mortadella, a parte che è grigio, eh. Lo so, la prima mattina sul sonno sono rincoglionito, quindi sparo cazzate. Allora, carbone lo lasciamo. Ma anche da qua c'è qualcosa. Ecco dove è di sopra. Bene. Beh, vuol dire che è una bella miniera, eh? Comunque materiali ce n'è. Visto il ferro là sopra, però con l'ISS lo lasciamo, visto che qua c'è buio. E dovremo tornare indietro per scaricare il tutto. Oh, l'altro ferro. Dannati zombie. Sono là sopra. Ma scavarsi sotto i piedi, ragazzi, perché potete cadere in lava. A
Attappate sempre i buchi, perché quando poi vi capita che dovete scappare, non c'è mai posto. Mi sa che sono qua gli stronzi. È abbastanza grande come miniera, dai, sì, va bene, va bene. Un po' di culo ogni tanto non fa male. Faccio del ferro. Serve della redstone, però dobbiamo scendere poi dopo, perché ci serve veramente abbastanza redstone per fare le batterie, come stavo vedendo prima di far iniziare il video. Dove sono sti mob? Perfetto, qua c'è il carbone, qua tappiamo così me ne evitiamo di cadere, ovviamente ci cadevo già. Perfetto, niente, allora andiamo a posare questa roba qua e facciamoci gli attrezzi che ci servono realmente, perché intanto volevo prevedere quando finisce il piccone come si trasferisce, diciamo, con quello nuovo. Apriamo questo carbone qui, eh. Quando deve finire il piccone ovviamente non finisce mai. Dai che ci manca poco. C'è del ferro, andiamo a pulirci il ferro. Ecco, vedete che già si è trasferito con quello pulito nuovo, è molto utile. Perfetto, sembra che non ce ne sia più. Ok. Che fa anche, diciamo, ordinare l'inventario, perché abbiamo l'inventario incasinato, premiamo il tasto R, tac, e si riordina tutto quanto. Veramente molto utile come mod. Andiamo a fare una scelta, torniamo indietro, anche se è buio, con in mano, così almeno se dobbiamo piantargli in testa qualche zombie possiamo farlo tranquillamente. Via, scappare poi, ragazzi. Scappare, io non ho voglia di morire. La casa è di qua. Non ci credo che non incontreremo un mob per le strade. Specie creeper. Come non detto. Intanto mi frego le uova. C'erano molte galline in questo posto, eh. Ecco lì un altro creeper. Mettiamoci subito in casa, subito, subito, subito. Perfetto. Vedo quello di chiudere qua. Ecco, non ci. Prima che esploda il creeper. Siamo davanti a casa, bene, bene, bene. E posiamo la roba. Tin, ferro, abbiamo già abbastanza. E copper, bene, abbiamo abbastanza roba. Dovremmo cominciare a costruire qualcosa, ragazzi, perché se no così non va bene. Ok, questo è inutile che lo portiamo indietro perché non serve averlo dietro. Uova ne abbiamo abbastanza. Voilà. Perfetto. Vediamo un po' cosa possiamo costruire nel frattempo. Perché serve un generatore, perché per costruire il maceratore e l'estrattore, sì, il maceratore e lo strumento, diciamo, il macchinario, che è quello che raffina praticamente i materiali e può fare, come diciamo, quasi li duplica, ecco. Invece l'estrattore è quello che serve per la gomma, però per farli funzionare hanno bisogno di una sorgente elettrica. La prima sorgente elettrica è il generatore, però per fare il generatore ci vogliono delle batterie. Ci sono anche degli altri generatori, però vediamo un po' uno solare. Ci vuole sempre un generatore dentro alla fine. Per fare le batterie. Ecco, le batterie sempre comunque. Per fare le batterie ci vuole della redstone. Redstone non ne abbiamo. Non possiamo fare niente fino a quando non abbiamo la redstone. Quindi dobbiamo rimanere così. Niente ragazzi, dormiamo. Poi nel frattempo dice quanti
Ecco, è finito anche il video. Perfetto. Via. Locker, ok. Perfetto, qua è Enderman, c'è un po' di tutto, cioè. Voilà, perfetto. E c'è anche un creeper di merda. Adesso devo rientrare in casa. Dimmi qua come devo rientrare. Bene, chiudiamo. Ecco, vaffanculo, non volevo farle esplodere. È come un nabo, l'ho fatto esplodere. Perfetto, abbiamo un altro buco da tappare. Perfetto, meglio di così non potevo andare. Però intanto mi raccolgo la sabbia. Vabbè. Contento lui. Ah, qua c'è anche del copper, bene, raccogliamo. Magari avevamo una mina sotto casa, no? Non ci eravamo resi conto. Perché l'avevo visto l'altra volta nella prima puntata, se non erro, però. Raccogliamoci e andiamo via in casa subito, perché diciamo è finito il tempo per il video. Via, tanto qua dobbiamo tappare tutto. Via. Bene ragazzi, vi ringrazio come... figurati. Allora, dicevo ragazzi, vi ringrazio come sempre per la visualizzazione, spero che il video vi sia piaciuto, ecco, altro fail, e niente, speriamo di rivederci nel prossimo video, ciao ragazzi!